Condividiamo intanto questa diretta, intanto che vi accomodate e che facciamo partire. Facciamolo anche noi, ragazzi. L'abbiamo fatto. Allora, buonasera. Allora, buonasera, accomodatevi, condividete questa diretta, vediamo se intanto, allora stasera saremo in 5, gireremo perché c'è anche Stefano con noi stasera, c'è anche Marco, intanto vediamo se Cristiano ci sente, facciamo una prova, facciamo entrare Cristiano. Cristiano, ci senti? Ecco che arriva. Cristiano, ci senti anche tu? Cristiano non ci sente. Va bene, allora intanto salutiamo, ciao Laura, ciao Gioconda, Stefano, Laura, Barbara, Jennifer. Condividete questa diretta, condividetela il più possibile, ragazzi. Betty, Cristian, buonasera, Elio, ciao. Condividete tutti questa diretta. Mi raccomando, condividete tutti questa diretta. Stasera parleremo dell'unica cosa che noi possiamo fare in questo momento così strano, così particolare, questo momento così dubbioso. Marco, metti il telefonino in orizzontale, così siamo tutti orizzontali. Okay. Nel frattempo che arriva anche Cristiano, che comunque ci sentirà. Sì. Tu Cristiano già ci senti? Ok, va bene. Allora, è la terza diretta di fine. Stasera ringraziamo sia Marco De Campo, che è la prima volta che in diretta con in queste tre volte di fila, e anche Stefano Zampieri che è con noi. In realtà si era offerto anche ieri sera quando l'avevo chiamato, ma in quel macello che c'era ieri sera poi non sono riuscito a contattarlo, quindi si è reso disponibile stasera. Buonasera Nicolas, poi saluteremo anche Cristiano quando lo vedremo e lo sentiremo. Giornata campale, giornata particolare dopo la serata di ieri sera, perché chiusura, chi ha chiuso, chi non ha chiuso, chi chiede regole. Addirittura oggi qualcuno mi scriveva in chat se è vero che i parrucchieri devono chiudere alle 18, come i bar, i ristoranti, eccetera. Tanta confusione, tanta paura, insomma, tanta roba. E crediamo tutti, visto che nessuno ha delle risposte, quindi come ieri sera non eravamo in diretta per dare delle risposte a quello che sta succedendo, perché c'è chi è più competente, neanche i più competenti in realtà in questo momento riescono a dare le risposte. Sicuramente questa storia è una storia incontrollabile, quindi non possiamo controllare i decreti, non possiamo controllare il virus, non si possono controllare un sacco di cose, e quindi c'è paura, disagio. Chi dice che chiudere è una responsabilità, chi dice che si può tenere aperto rispettando le regole, le precauzioni igienico-sanitarie, insomma mille cose, tutte giuste, tutte sbagliate, insomma. Abbiamo deciso, parlando oggi, anche perché sentiamo tutti voi colleghi tutti i giorni nelle nostre chat private del club,
che in realtà possiamo stare qua a discuterne per ore, di che cosa era giusto fare, di che cosa bisognerebbe fare ancora domani o nei prossimi giorni. Potremmo veramente dirne di tutti i colori e probabilmente non arrivare mai a nessuna soluzione. Credo ancora di più, come ho detto ieri, che lamentarsi non è per niente una strategia, o trovare dei colpevoli di qualunque tipo non è una strategia che ci può fare del bene in qualunque momento, ma invece quello che possiamo fare, l'unica cosa che possiamo sicuramente fare, è pensare a che cosa c'è di buono, se si può dire così, o che cosa si può fare di buono, oltre a stare di più in famiglia e tutte le cose che si sono detti, per chi decide di stare a casa o per chi stare a casa più del solito, anche perché i saloni con più collaboratori, qualcuno ha sentito che sono in formazione ridotta, quindi molti sono stati mandati in ferie. Insomma, oltre a tutto quello che si può fare, che cosa possiamo fare noi in questo frangente per fare poi, per arrivare all'unica cosa che conterà domani, cioè come arriviamo al dopo coronavirus, come ci vogliamo arrivare al dopo coronavirus, che sarà sicuramente un momento in cui ci arriviamo tutti più o meno con le ossa rotte. Chi più chi meno, cioè chi avrà subito di più, chi avrà subito di meno, ci saranno meno persone, per chi tiene aperto, chi chiude, e poi chiudiamo per una settimana, per 10 giorni, non si sa quanto, in qualunque modo dovremo pagarla un po', sicuramente, in qualche modo. Allora cosa bisogna fare? Bisogna pensare a come arriviamo e a che cosa possiamo fare. Allora vorrei cominciare innanzitutto da quello che abbiamo deciso di fare noi del club con i nostri clienti, ad alcuni che eravamo in consulenza privata già stamattina, io l'ho detto, e poi ho detto stasera poi in diretta lo dico a voi e lo dico a tutti, e poi lo dirò ancora meglio nelle chat private del club. Voglio guardare le cose positive, perché comunque ci dobbiamo fermare. Chi più chi meno, il mondo si ferma, la nostra parte economica si ferma, e quando riprendiamo abbiamo tasse da pagare, collaboratori da pagare, e tutta una serie di impegni che poi Stefano oggi ha messo un post anche per cercare di prevenire quel mondo lì, ce ne parlerà, ma insomma avremo tutta una serie di situazioni che quando questo maledetto coronavirus si sarà fermato ricominceranno. E noi avremo sicuramente, dicevo, dei problemini. E allora che cosa bisogna cominciare a fare adesso? Perché è vero che possiamo stare di più con la famiglia, guardare 3 film in più, fare le cose che non abbiamo mai fatto, eccetera, eccetera. Questo vale tutto. Però voglio prendere il buono, se si può chiamare così, di quello che sta succedendo per arrivare domani. Allora, cominciamo dalla parte online, che in questo caso è quella che mi appartiene di più. Qual è il buono? Il buono è che in questo momento l'attenzione online è altissima. Perché è altissima? Perché c'è tantissima gente a casa, con i telefonini, i tablet, i computer, la televisione, è vero che si guarda qualche film in più, ma comunque c'è online una visibilità enorme. Non so se vi siete accorti di quanto Facebook sia riesploso in questo momento storico, no? In cui magari Instagram la facciamo un po' più da padrone, c'era l'enorme crescita di TikTok, e improvvisamente in questa esigenza Facebook è ritornato prepotentemente. Allora, in questo momento storico in cui c'è moltissima visibilità, la prima cosa, poi su questo ne parlerà anche molto meglio Nicolas, ma intanto voglio introdurla così, la prima cosa è che bisogna assolutamente continuare a fare marketing, assolutamente nello stesso identico modo, quindi chi pubblica foto, video, blog, post, fa le sponsorizzazioni deve farle esattamente nello stesso modo, e vi do 2 enormi motivazioni. La prima motivazione che vi do è: non dovete farvi dimenticare, cosa numero 1, non bisogna farsi dimenticare, quindi non bisogna sparire, bisogna continuamente rimanere lì, perché non ti devono dimenticare. Seconda cosa,
tutta la comunicazione che fai, quindi le foto, i video, i consigli, qualunque roba voi facciate, i nostri clienti li conosciamo bene, ma no, non conosciamo tutti quelli che seguono questa diretta o che vedranno questa diretta registrata. Tutto quello che facevate normalmente nel marketing dovete continuare a farlo online. E perché questo? Perché oltre alla prima motivazione è che non vi devono dimenticare, la seconda, l'ho detta prima, è che vi vedranno molto di più, la visibilità sarà decuplicata, tutti i contenuti che pubblicherete saranno visti molto e molto di più. Prima cosa. E non solo non bisogna smettere di fare comunicazione e marketing online come si è fatto fino a prima di coronavirus, ma bisogna aggiungere un altro pezzo. E qual è l'altro pezzo che dovete aggiungere? Dovete stare ancora più vicini ai vostri clienti e vi dirò la seconda sfaccettatura di questa roba. Come? Facendo tutorial, consigli e roba di tutti i tipi per i clienti che stanno a casa. Tirate fuori tutto quello che per voi è banale, scontato, che non dite mai perché è una cosa comune, trasformatela tutti in piccoli video, in pillole che pubblicate costantemente una, due, tre volte a settimana sui vostri social, perché questo, innanzitutto, questo è un momento di video totale, un momento di video totale, ma questo vi permetterà di rimanere ancora di più in contatto e vi permetterà di stringere un rapporto ancora più stretto con i vostri clienti. Ma non è finita qui, perché questo momento è la possibilità di fare molti più contenuti di quelli che facevate prima, no? Il problema del parrucchiere è sempre il tempo, non ho tempo di fare, non ho tempo di fare video, non ho tempo di fare contenuti. Qui avete molto, molto, molto più tempo, ne potete fare di più e fatti meglio, e come ho detto prima, saranno visti molto di più. E allora quale deve essere il vantaggio che dovete tirare fuori da questo momento? Deve essere che dovete aumentare in questo periodo la vostra autorevolezza, perché dovete far sì che il vostro, ve lo dico semplice, dovete diventare più famosi di prima, dovete prendervi tutto il tempo del coronavirus per diventare più conosciuti di prima, di far crescere il vostro brand più potente di quello che era prima, perché quando questo finisce e si ritorna in salone, chi avrà più o meno le ossa rotte le deve riparare in fretta, e lo deve fare perché deve essere, non solo devono tornare i propri clienti, ma devono arrivare i nuovi. Dovete fare la stessa cosa che abbiamo sempre detto, posizionarsi, creare un unico messaggio e spingerlo ancora più forte, ancora di più sui clienti degli altri, perché è questo il marketing, l'abbiamo sempre detto, no? I saloni acquisiscono clienti togliendogli agli altri, e quindi in questo momento chi vuole continuare a fare marketing e fa marketing lo deve fare anche in questo modo, pensando che da un certo punto di vista, fatemelo passare il termine, perché non possiamo stare qua a piangerci addosso già prima di qualunque roba succeda, dicendo ah cavoli, lo Stato, le tasse, è finita, il coronavirus, siamo rovinati. Perché se ragioniamo così, fra due mesi ci troviamo nella cacca totale. Se invece ragioniamo sul che cosa posso fare adesso, e io facendo il mio marketing, che ha più visibilità, e aggiungendo un pezzo in più, che deve essere di supporto a chi è a casa, posso, sponsorizzando, qualcuno oggi mi diceva smetto di sponsorizzare, ma nemmeno morti. Cosa fai, vuoi sparire dalla faccia della terra? No, 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 aumento, faccio tutorial per fare in modo che quando rientro sono più conosciuto. E se prima facevo 2, 3, 4 clienti nuove a settimana, magari ho fatto un bel lavoro in questa settimana, 2, 3, 4, pensiamo al peggio ragazzi, pensiamo al peggio, così se pensiamo al peggio e facciamo bene per il peggio, se succede meglio ci va meglio, una delle massime mie stupide, ma il senso è questo, in modo che quando rientriamo magari facciamo 8, 9 clienti nuovi e magari in meno tempo ce la facciamo. Ecco, questo è un po' l'intro che volevo fare. Poi voglio sentire Nicolas, che vedo che scalpitava. Allora, posso partire anche con una presentazione di quello che abbiamo pensato di fare. Già lo vuoi dire? Sì, già lo voglio dire, perché mi voglio collegare a un discorso che sto guardando qua in chat di Mario Napoli. Tralasciando il commento ma vai a cagare, e questo mi fa capire ogni tanto che c'è un virus più pericoloso del coronavirus, che ogni tanto è la maleducazione. Lui scrive: ma come puoi parlare di marketing in questo periodo mercenari? Allora, io faccio, adesso voglio fare una piccola premessa. Ad oggi la situazione che c'è in questo momento qua non è una situazione che si può gestire, perché non siamo noi che dobbiamo gestire questa situazione, noi dobbiamo essere responsabili nei limiti di quello che ci dicono di fare, di seguire le procedure per aiutare il momento che in questo momento qua è in Italia. Però il discorso qual è? Che in questo momento dobbiamo seguire le direttive, dobbiamo essere il più responsabili possibili per aiutare
a il più possibile il sistema sanitario a riprendersi. Poi c'è un altro discorso che noi facciamo, e un altro discorso è il dopo, perché nel dopo effettivamente ci saranno delle difficoltà per le micro aziende, per le piccole imprese, e parliamo di difficoltà dal punto di vista di lavoratori, dipendenti, chi farà fatica a pagare gli stipendi, chi farà fatica a ripartire con la propria attività. E allora da quel punto di vista lì, questo tempo in cui uno è fermo, perché anche se uno ha chiuso il salone, sì Mario Napoli, ma ho capito, io sono stato il primo a chiudere in Italia, bravissimo. Ma noi non abbiamo detto che non dovete chiudere, nessuno mi ha detto. Aperto, non abbiamo detto che la gente deve chiudere, stiamo dicendo che... Assolutamente, non c'entra niente con aprire e chiudere, Mario Napoli, c'entra... Scusa Nicola, rispondo io perché visto che ha scritto a me, mentre parlavo io, non c'entra niente con aprire e chiudere, abbiamo detto che di quello noi non vogliamo, noi non diciamo, non abbiamo mai detto né dovete rimanere aperti né dovete chiudere, e non possiamo controllare perché magari fra un quarto d'ora... Il presidente Conte va in diretta e dice un'altra roba. È una cosa che non possiamo controllare. E quindi ci limitiamo a non dire niente, a non dare consigli come abbiamo fatto ieri e l'altro ieri. Fino ad oggi, ieri e l'altro ieri, abbiamo solo condiviso tra tutti quello che stava succedendo. Ma quello che stiamo dicendo è che domani, quando questo sarà finito, torneremo alle nostre case, con le nostre famiglie, con i nostri collaboratori, con le nostre tasse da pagare, eccetera, eccetera. E non si può pensare domani di risolvere il problema, perché domani il problema non lo risolvi più. Abbiamo detto anche ieri che succederà che in questa roba qui, chi è con l'acqua alla gola farà una fatica, ma fatica da chiudere ragazzi, inutile che siamo qui a raccontarcela, qui c'è gente che chiuderà, e non soltanto i parrucchieri, perché ristoranti, turismo, hotel, quella roba lì, sono già nel pericolo chi è con l'acqua alla gola, e succederà anche con i parrucchieri, perché se un salone sta chiuso un mese, voglio vedere poi come fate tra due mesi, quando il coronavirus è passato e avete le tasse da pagare ai commercialisti e ai collaboratori, come si fa? Non si può pensare fra due mesi, bisogna pensarlo adesso. Fare marketing non è mercenari, noi dobbiamo il marketing serve a far entrare nella testa dei clienti degli altri, caro Mario Napoli, altrimenti i clienti nuovi non ne farai mai, il tuo unico messaggio. Se questo tu l'hai capito, il marketing che si fa è portando via clienti agli altri. Se tu sparisci dalla faccia della terra e torni fra due mesi, tu sei nella merda totale. Questo è quello che abbiamo pensato ed è l'unica cosa che noi possiamo fare, ma lo facciamo anche per la nostra di azienda, perché noi siamo collegati ai parrucchieri e faccio lo stesso ragionamento. Io non dico mi chiudo in casa e ci penso fra due mesi, perché non sono un dipendente, non ho lo stipendio, dico sicuro o meno sicuro, tra due mesi quando tutto torna normale, io torno normale. Ci aiuterà Conte, non è vero che ci aiuterà Conte, beh non è vero, non voglio dirlo, ma io la voglio vedere nella peggiore delle ipotesi e non voglio aspettarmi l'aiuto di qualcuno. Poi se la situazione è migliore e mi arriva l'aiuto di qualcuno, meglio, ma io per essere un imprenditore che fra due mesi continua a fare l'imprenditore, devo pensare a che cosa succederà e quindi devo fare tutto quello che posso per far sì che quando riprendo sono più forte di prima, perché comunque starò fermo una settimana, due, un mese, quando ricomincio dovrò recuperare e se vado a uno all'ora e ci metto un anno a recuperare e non ho le spalle coperte, chiudo, questa è la storia. Se tu invece sei tranquillo, poi ripeto, nessuno qua è Dio e dice la verità assoluta. Noi diciamo quello che abbiamo sempre fatto e facciamo così perché lo facciamo per le nostre aziende, perché qui tutti siamo imprenditori, tutti quelli che vedi qua dentro sono imprenditori, tutti hanno famiglie, figli da mantenere anche fra due mesi. Quando se stiamo tutti in casa e l'emergenza sparisce, questa cosa finirà, perché questa cosa finirà, spero, sono ottimista su questo, ma poi quando è finita ci ritroviamo da soli nella merda e non possiamo rimanere da soli nella merda e bisogna pensarci prima, che il prima è adesso, ecco perché. Poi se tu Mario Napoli non vuoi fare marketing, non ti interessa, ti senti un mercenario a fare marketing, chiudi questa diretta, nessuno ti costringe a starci e fai in un altro modo. Io dico la mia, tu vuoi dire la tua, apri una tua diretta e di la tua, questo è il discorso. Quindi certo siamo tutti sotto stress, lo so Mario che siamo tutti sotto stress, però ecco, spero che tu abbia capito qual è il discorso, perché tra due mesi ci piacerebbe, perché noi viviamo coi saloni ragazzi, a noi se i saloni vanno male siamo nella merda anche noi, questa è la verità, tutti quanti qua dentro non siamo qui a vendere noccioline o a vendere corsi di formazione che non ce ne frega una minchia, noi vendiamo servizi ai saloni, se i saloni si rovinano ci roviniamo anche noi, e allora lo facciamo, cioè non lo facciamo neanche per etica, l'ho detto mille volte, qui nessuno fa robe per etica, cioè qui io faccio le robe per mantenere mia figlia
e per mantenere mia figlia devo fare in modo che i miei clienti possano mantenere i loro di figli. E questo per me, per Nicolas, per Stefano, per Marco, per Cristiano, è quello che abbiamo pensato che può essere utile. Ti dirò di più, mercenari. Noi andremo, ecco, lo diceva Nicolas, lo anticipo io, noi faremo da domani un'ora di diretta gratis di formazione, come quella che facciamo, avremmo dovuto fare al Beauty Work a maggio, lo faremo gratis tutti i giorni, da domani un'ora di marketing e parleremo di posizionamento, di foto, di video, di come si fanno le sponsorizzazioni, di come si creano i video, di come si aumenta l'autorevolezza, di come si attirano i clienti, di come si mandano i messaggi. Aspetta, perché volevo per arrivare a un punto. Qui noi stiamo parlando di una categoria, cioè noi avremmo potuto tranquillamente, ve lo dico perché in realtà sto guardando le aziende attorno, cosa fanno al di fuori anche del parrucchiere, avremmo potuto creare corsi online e dire adesso che sei a casa acquista il mio corso online per formarti, avremmo potuto fare un ragionamento ancora più logico che era quello di guardare il nostro orticello, di dire noi guardiamo solo quelli del club, solo i nostri soci del club. Guardiamo i nostri soci del club e diamo assistenza a quello. Ma qual è il problema? Che qui noi dobbiamo dare un contributo nel nostro piccolo, perché noi siamo una goccia nel mare, ma quella goccia nel mare che può essere utile a un piccolo imprenditore per avere strumenti, esperienze, input in più per poter domani lavorare meglio. Guarda che l'abbiamo convinto, guarda, ha scritto. Allora aspetta, guarda cosa ti dedico, guarda, per stemperare un po' gli animi, guarda. Mario Napoli ha detto ok, ho capito, aspetta che guarda, ti dedico questo, Ti dedico un applauso a Mario Napoli che ha capito, che tra l'altro lo conosciamo perché è già stato nel club. E tra l'altro, Mario, aggiungo, non so se l'avete visto, l'abbiamo sponsorizzato, noi abbiamo messo di tasca nostra soldi, ma un sacco di sponsorizzazione, per dire 2 settimane fa che noi facciamo il nostro contributo, abbiamo messo un mese di club gratis, abbiamo detto in questo mese in cui siete, oddio, ma togliamo il pagamento, un mese gratis. E è stato... Non è che uno si iscrive gratis e poi noi gli prendiamo i soldi, uno può fare 3 giorni e levarsi. E poi se ne va. Stesso discorso con le dirette che vogliamo fare, perché abbiamo ragionato nell'ottica di fare più dirette possibili in questo momento qua a contributo di una categoria, perché ci siamo messi nei panni che adesso un parrucchiere è a casa, piuttosto che stare a casa a piangersi addosso oppure a vivere tutta la situazione, può dire acquisisco degli input e degli strumenti che mi possono essere utili. È per quello che abbiamo detto, in questo momento qua non dobbiamo guardare né il nostro orticello né pensare a faccio il corso online e poi te lo vendo perché sei a casa è più facile che me lo acquisti. Diamo tutto gratis, perché prendo un concetto di Nico che in realtà dice spesso e questa volta qua è ancora più vero. Ad oggi il segreto di Pulcinella che ti vendo a 2 lire non ha senso e non funziona, e quindi quello che dobbiamo fare è nel nostro piccolo, nella nostra goccia nel mare, dare un contributo a più gente possibile per dargli tutti gli strumenti, tutti in modo tale che uno oggi possa acquisire delle conoscenze che un indomani lo aiutino, speriamo con tutto il cuore noi, che lo possano aiutare a lavorare meglio e riuscire a ripartire al meglio. Guarda, adesso Mario Napoli ha detto ti voglio bene, guarda, adesso siamo diventati amici, basta, troppo, adesso siamo troppo amici. No, allora sono molto contento perché quando uno dice, vi dico ragazzi, io ho fatto 12 anni di radio, andare online è difficile perché arriva chiunque e ti insulta, può succedere. Però quando hai una motivazione, se poi si capisce, è ancora meglio. Quindi Mario Napoli, lo dico, diventerà il mio migliore amico e io diventerò il suo migliore amico. Perché poi succede questo, ho un'esperienza di questo. Va bene, allora un attimo, fatemi sentire, se voglio sentire Stefano, voglio sentire Marco, voglio sentire un attimo Cristiano, un attimo perché intanto lui è stato lì in questo momento di delirio. Vediamo se adesso ci sente, ci vede. Cristiano, ci sei? Io vi vedo, non so se mi sentite. Sì, ci sentiamo bene, sì. Ecco, adesso comincia con gli elogi, dai, che poi divento rosso. Va bene, allora, intanto poi sono arrivati un sacco di messaggi e poi li leggerò tutti anche. Intanto saluto anche Erika, Anna, Laura, Isa, Stefano, Jenny. È bello anche adesso poi Mario Napoli, è bello quando, poi online, quando hai creato una community, vedi, uno va lì e ti dice una brutta parola e poi gli altri ti difendono, che è bellissimo. Quindi grazie a tutti quelli che mi hanno difeso, mentre però, ripeto, delle volte ha ragione Mario, poi si è stressati e non si capisce. Noi crediamo tantissimo in quello che facciamo, perché ripeto, io voglio togliere la parte etica, perché poi è troppo facile dire fare le cose per spirito civile, eccetera, eccetera.
con lo spirito civile non ci mangia nessuno, non voglio essere troppo cinico. Ma infatti però... faccio una piccola premessa, noi anche questo lo facciamo perché vogliamo fare in modo che il nostro mercato su cui noi guadagniamo riesca a reggere al meglio. Esatto. Quello è forse, non è che siamo Madre Teresa di Calcutta, lo facciamo a un investimento a lungo termine. Noi siamo spaventati da quanto voi, e quindi ognuno cerca di fare il suo. Credo che abbiamo un vantaggio, no? Il vantaggio qual è? Abbiamo la tecnologia, abbiamo le competenze, abbiamo le materie, la formazione per poter aiutare, e allora abbiamo deciso di farlo online. Quindi lo ripeto con più calma, poi lo volevamo dire alla fine, invece tocca dirlo adesso. Subito, lo diciamo subito, che prepareremo, abbiamo già iniziato oggi in realtà, a preparare un vero e proprio palinsesto. Un vero e proprio palinsesto in cui ogni giorno, a orari diversi, potrebbe essere le 3 del pomeriggio, le 9 di sera, in realtà insomma molti saranno a casa nei prossimi giorni, vediamo cosa succede, se poi è vero come dicono che chiudono tutte le attività commerciali, allora poi siamo tutti a casa, di fare un vero e proprio palinsesto partendo proprio dall'inizio. Quindi per chi è già posizionato, ha già un brand, sentirà cose che ha già sentito, per chi non l'ha sentito le sentirà adesso, perché avranno il tempo di farlo, potranno dedicarsi a questo e potranno prepararsi per il dopo, che adesso avete capito che cosa voglio dire. Dobbiamo fare in modo che quando riapriremo, se sarà fra una settimana o sarà fra un mese o sarà fra due, ragazzi, mettiamoci in testa che potrebbe essere anche tra due, cioè ragioniamo così, e poi se non è tra due va bene, facciamo tutti festa e siamo tutti contenti, ma ragioniamo che sarà anche fra due, e allora fra due noi dobbiamo essere più forti di prima, e se siamo più forti di prima possiamo parlare. Cristiano, ti lascio, o Nicolas, devi ancora concludere, no? Perché posso rientrare. No. Sono rientrato, Cristiano. Sì, io ti ho sentito, l'energia che hai trasferito. Allora, mi unisco da una parte a Mario dicendo effettivamente capisco quell'approccio lì, capisco lo stress e sono d'accordo con voi. È detto, per usare un inglesismo, un cazzo di casino, è inutile che ce lo nascondiamo. Però a questo punto sarebbe veramente la cosa più stupida è piangersi addosso. Certo, la cosa incredibile della situazione in cui ci troviamo è che siamo tutti nella stessa situazione. Quindi al di là di quello che può essere l'approccio etico o non etico, noi dobbiamo pensare e guardare al futuro, ed è evidente che il tempo a disposizione, tra l'altro oggi facevamo dei ragionamenti senza sentirci, poi ci siamo sentiti e abbiamo scoperto di aver fatto gli stessi ragionamenti, cioè il tempo a disposizione c'è. Ebbene, il tempo a disposizione, tanto per dire un'altra scemata, no? Un'altra cosa inutile del momento. Oggi ragionavo e dicevo, caspita, sai che da 20 anni che mi dicono quando suggerisco di fare il magazzino, no? Oh, va che c'è da fare il magazzino, non ti ridurre a fine anno. La risposta è sempre, vabbè, ma io il magazzino non c'ho tempo, perché poi lavoriamo e i prodotti sono in movimento. Nicchia, allora è benissimo. Allora questo qui è un ottimo momento per fare un'attività come quella, che peraltro impatta sui profitti in maniera assoluta, e quindi in questo momento fare quel tipo di attività può significare dare una mano importante, potente al riavvio, perché prima o poi si riparte. È ovvio che riparto tra un mese, riparto due, la differenza c'è, riparto tre, la differenza c'è ancora di più, però più faccio nel frattempo, più non sto fermo e più evidentemente la ripartenza può essere fatta in maniera più agevole, ma soprattutto potrei trovarmi in una situazione di massimo vantaggio o di vantaggio superiore a quello che avevo prima. E questo vale per tutti, vale per i parrucchieri, vale per Boss, vale per Nico, vale per Nicolas, vale per chiunque. Cioè in questo momento la cosa giusta è approfondire, sicuramente non è mettere la testa sotto la sabbia e aspettare che tutto passi, perché il rischio è di non trovare tutto il resto del corpo, insomma. Allora, scusate, volevo aggiungere una cosa, visto che vedo che in chat qualcuno parla di promo, creare flusso economico, non è il caso. Attenzione, in realtà qui è non sapere le cose. Attenzione che il marketing non sono le promo, perché altrimenti confondete poi il tema e diventa ancora peggio. Non è che abbiamo detto dovete andare su Facebook e dire taglio colore a 30 euro con lo sconto perché c'è il coronavirus. Anzi, faccio così, metto una risatina tipo questa, ok?
non so se si è sentita, tipo così, questa è una battuta, eh? Cioè coronavirus, taglio capelli, meno 30%. Non è questo il marketing, eh? Ecco perché a molti di voi servirà fare queste che saranno delle video lezioni che faremo in diretta con domande e tutto, eh? Perché il marketing è un'altra cosa, il marketing è posizionarsi, il marketing è creare un brand, il marketing è comunicare un unico messaggio in modo che nella testa delle persone si fissi un messaggio, in modo che voi diventiate la prossima prima scelta dei clienti degli altri. Questo è marketing, non promozioni, sconti. Quello sono strumenti che possono anche far parte del marketing, ma non è questo, perché se uno pensa che abbiamo detto dovete fare sconti e promozioni per un mese, in modo che siete pronti fra due mesi, quando finisce il coronavirus, ve lo dico adesso, chiudete subito, perché lì andiamo veramente oltre la pazzia. Cioè il marketing è un'altra cosa, è una cosa che si fa costantemente. Cioè il marketing è dire, lo dico breve, dire al cliente figo di un altro salone: io sono questa roba qua, ti è chiaro? Lui andrà comunque nel suo salone, ma ha capito che tu sei quella roba lì. Ecco, il marketing è tutto quello che fai per far pensare a quella persona lì, far capire a quella persona lì che tu sei quella roba lì. Ecco, se tu prendi questo tempo che hai per fare di tutto, per far capire che sei quella roba lì, quando tutti riapriamo i cancelli, andiamo a fare aperitivi da parrucchiere, eccetera, eccetera, può darsi che la gente ha capito e comincia a scegliere. Tu ti sceglierà fra 2 mesi, fra 3 mesi o fra 4 mesi. Insomma, il tempo che ci metterà, perché ci vuole del tempo. Ma questo è marketing, e non promozioni e sconti durante il coronavirus. Nessuno l'ha mai detto. Poi arrivo anche da Stefano, che intanto ho messo sotto, che intanto che è arrivato Cristiano, ma visto che c'ho il presidente Marco, che probabilmente è quello che ha più esperienza di noi in questo settore, in questo mondo, semplicemente perché è il più anziano, forse magari lui che è sempre calmo. Cosa, Marco, tu come la vedi? Tu come lo vedi questo momento storico qui? Aspetta che non ti sento, aspetta, vai che ti sento. Senti? Sì, okay, sì. Diciamo che la calma è rimasta la solita storica. In effetti arrivare a 56 anni a provare la prima giornata di smart working è stato una grande, diciamo, scoperta da un certo punto di vista. Amo la storia, quindi vedo che le cose si ripetono, e quindi le battaglie, le guerre, e sono sempre, diciamo, fonte di grande confronto e di, diciamo, di scelte difficili, e ognuno fa un pochettino quello che gli suggerisce anche l'istinto da un certo punto di vista. Noi siamo passati ieri da una ditta che aveva, un'azienda che aveva 40 persone con una scrivania, a 40 persone che sono in mobilità e riescono a fare lo stesso lavoro, che è frutto appunto della tecnologia. E oggi, per dire, il mio compito è stato quello di sentire da nord e sud un pochettino gli umori, e la cosa sorprendente è che con tutte le persone che ho parlato, alla fine, dopo un minuto, si è parlato di ok, quindi dopo cosa facciamo? Quindi quasi come se questo problema fosse una cosa ormai consolidata, cioè ok, vediamo cosa succede dopo. E Marco, vai, parla, non ci vedevi perché ti ho messo il primo piano. No, vai. Ci senti, Marco? No, non ci sente più Marco. Non so perché non ci sente più, ho toccato io. Voi mi sentite, ragazzi? Sì, tutti quanti. Io ti sento. Sì, solo Marco. Va bene, dopo lo riportiamo dentro. Intanto adesso volevo anche, ecco, portare dentro anche Cristiano. Anche, scusami, Stefano. Dimmi, Nicolas, vai. No, posso aprire una parentesi? Perché c'è la Roberta Finazzi, la Robby, che precisa, cioè cogliamo l'occasione per salutarla e fargli un grosso abbraccio, dato che lei è a Bergamo e Bergamo la situazione è abbastanza critica. Critica. Però mi viene da gli faccio una piccola battuta che capirà solo lei, che quando dice io sono una persona molto ansiosa, e lo sappiamo, però Robby, pensa, dopo che è passato questo, salire sul palco agli eventi nostri non sarà più ansioso, perché hai superato questo, puoi fare qualsiasi altra roba, perché ci scherziamo, perché la Robby è molto ansiosa al pensiero di salire sul palco. Passato questo, tutto sarà possibile. Va bene, allora, da qualche tempo abbiamo anche con noi un parrucchiere nel club, e quindi ci farebbe piacere, Stefano, sentire la tua, perché insomma sei l'unico di noi che è dall'altra parte della barriera, quindi
un po' più sul campo. Tu come stai vivendo questa situazione? Allora, bravi, in effetti sono dalla parte di qua della barriera. E quindi proprio per questo motivo posso dire che comprendo lo stato d'animo di Mario Napoli, anche se quando poi ha scritto che ti vuole bene gli ho messo mi piace, quindi lo saluto anch'io. Però capisco l'ansia, perché in realtà io ho appreso sabato sera, perché mi trovavo in realtà fuori provincia, perché io vivo part time a Verona e part time a Treviso, quindi io sabato e domenica ero già nella zona rossa, quindi il mio problema subito era quello di oddio, riuscirò a tornare a casa nella mia residenza, nel mio salone, quindi già ho cominciato a vivere un po' di ansia. E non vi nascondo che avendo un salone io e un salone mia moglie, in realtà diventa abbastanza, la preoccupazione raddoppia. Quindi io oggi ho fatto anche un post nella pagina privata del club, che è frutto di quella cosa che io ho sentito che mi viene da dentro e del fatto di prendere in mano la situazione e passare dalla paura passiva alle azioni concrete. Quindi è anche vero che io porto in questo gruppo di pragmatici assoluti, e lo dico con rispetto e con ovviamente con stima, una parte un po' spirituale che mi appartiene, che pian piano imparerete a scoprire anche voi, che forse ancora non conoscete. E se prendo in esame il mio post che ho messo oggi, partendo dall'ultimo punto, una cosa che dico a tutti quanti i colleghi che sono in diretta è quella che ho messo al punto numero 7, cioè parto dalla fine dicendo che se siamo qui a fare sto mestiere, che siamo da questa parte della barricata, siamo titolari, non siamo collaboratori, non lo siamo più da tempo, con tutto il rispetto per i collaboratori che poi vedo molti presenti peraltro qui, è che se abbiamo deciso di stare dalla parte qua è perché abbiamo una stoffa diversa, particolare, e siamo fatti per fare questo. Poi è chiaro, un mestiere difficile, un mestiere complesso, ma quello che voglio dire a tutti è se sei qui sei nato per questa roba qua e quindi hai la forza per farlo e per portarlo avanti. Da lì in poi, una volta che ritorni a ricordarti questo, ritorni a capire che in effetti hai fatto queste scelte e quindi ne hai la forza, ci sono le azioni concrete. Senza star qui a riprenderle tutte, che poi per chi segue il club privato le trova scritte, una cosa sulla quale io punto molto è: in questi periodi bisogna lavorare su che cosa? Sul fatto di affilare la lama, come lo chiamo io, fare la formazione, tanto per restare contestualizzato nel contesto, e farci trovare veramente più pronti nel momento in cui tutto ripartirà. Anch'io ho la fortuna di avere una squadra che veramente, come facciamo noi con i soci del club, l'ho fatto anch'io da sabato sera alla domenica, che ogni volta, ogni 6 ore, mando un messaggio differente con delle indicazioni differenti, però una squadra pronta dall'altra parte che mi dice: ok, va bene, siamo pronti, dici quello che dobbiamo fare, intanto lo portiamo avanti, e lo facciamo. Va bene, grazie Stefano. Intanto guarda, Vanni fa una domanda: io sono dipendente, cosa posso fare per dare una mano al mio titolare? Pensa che Vanni, questo è un mio ex collaboratore, Vanni. Ah, pensa, guarda. In un'altra abita in un'altra città, si è trasferito. Beh, la vuoi dare una risposta a lui e agli altri su questo o no? A Vanni, che cosa posso dire ai collaboratori? I collaboratori mai come adesso devono fare proprio la causa dell'azienda, perché la causa dell'azienda è la loro causa, in effetti, rendersi disponibili, e un passo piuttosto importante, più che azioni, è una prima parte, è dare fiducia al titolare che ci sono presenti. Perché la cosa più importante che hanno fatto i miei ragazzi è farmi capire che ci sono, che sono lì, che se ho bisogno di loro potranno rispondere in maniera veloce, anche con azioni concrete, che non sto qui a dilungarmi, magari perché poi sono questioni delicate, però in effetti ho visto una presenza e una grande attenzione al mio stato d'animo. Si preoccupano di farmi sorridere, di vedermi felice, perché questa cosa contribuisce a tenerti alto il morale per far sì che tu rimanga lucido. Ecco, una cosa importante che noi dobbiamo mantenere in questo momento è mantenere la lucidità, perché al di là del fatto che io vedo Cristiano che è sempre estremamente lucido, che è un'azienda, Cristiano ha questa caratteristica
ha dei collaboratori, quindi capisce il nostro punto di vista. Noi che facciamo questo mestiere abbiamo un'inclinazione artistica, quindi siamo un tantino un po' più emotivi e rischiamo di perderci molto facilmente. Quindi riuscire a mantenere la lucidità è davvero molto difficile, ma perché non appartiene proprio al nostro tipo, alla nostra natura, ok? In realtà una cosa che suggerisco a tutti è di mantenere lucidità, fare piani d'azione, scrivere cose che ho intenzione di fare per migliorare la situazione e per prendere coscienza con il terreno in cui siamo. Perché tanto passerà, non rimane così questa situazione, vero? Passerà. Sì, su questo sono d'accordo. Allora, vorrei ridire, visto che l'ho detto in un altro momento, le persone poi entrano, passano, tornano e vanno. Voglio ridare a tutti il mio consiglio della cosa da fare, da aggiungere alla propria comunicazione in questo momento. Sia se siete in salone, ma presumo che lavoriate di meno e quindi che abbiate tempi un po' più dilatati, ossia se che avete chiuso. Fate video consigli, tutorial di tutti i tipi. Chiaramente, se avete un posizionamento, tenete il posizionamento in alto, davanti, perché dovete essere riconosciuti per quello. Ma fate i tutorial dai più semplici, come devono lavarsi i capelli, come devono asciugarli, come devono sistemarli, come fare una piega, trucchi segreti, qualunque roba, cioè divulgate qualunque roba. Tante volte lo dico ai miei clienti, anche le cose che per voi sono scontatissime, ricordatevi che in quei casi lì, per chi fa già tutorial nella propria comunicazione, ricordatevi che non è un video che fate a un corso per parrucchieri e vi vedono i colleghi, quindi dovete essere super tecnici o dire delle cose fantastiche che nessuno aveva mai detto prima. Sono cose che dovete condividere con i clienti, che dovete condividere con le persone che sono a casa in questo momento, che hanno molto più tempo libero e quindi che vedranno molto di più i vostri contenuti, insieme alle foto dei lavori che avete fatto, a seconda insomma del vostro posizionamento. Poi ne parleremo in queste giornate che faremo, queste ore di formazione, che vi diremo passo per passo che cosa dovete fare. E questa roba qui sponsorizzatela anche, investite due soldini perché vi serviranno per domani. Ripeto, io ho detto tante volte che uno che ha un salone in un piccolo paese non può non essere famoso in quel paese, non può, perché oggi se faccio un video, ci metto la mia faccia e ci metto 50 euro, se lo faccio 3-4 volte, vado al supermercato e mi dicono: guarda, è quello dei video, è il parrucchiere dei video. E dire il parrucchiere dei video, è il parrucchiere di Facebook, significa famosità, la dico brutta, o bella autorevolezza. E l'autorevolezza vuol dire brand. Cioè, tutte queste parole, le parole di Nicolas, sempre che sono sempre complicate, io le traduco col mammesco, quello di mia mamma. Cioè, sono cose semplici. Il posizionamento è quello che la gente dice di voi, no? Quello del, cioè, Stefano è quello della regina, quello del bicchiere, quello della regina. Cioè, la gente parla in questo modo, non usa le tagline, ma queste sono cose vere, capito? Quindi questa. Hai finito di svalutare No, la non ti svaluto. tagline. No, figurati, non la stavo svalutando. Marco, non so se adesso ci senti. Sì, ti sento, ti sento. Scusa, prima sei caduto e ti abbiamo interrotto a metà. Ti Sì, ricordi dove eri arrivato? Sì. beh, più o meno sì. No, diciamo, quello che stavo dicendo appunto è che quello che ho notato in generale da nord a sud è che si parla già, ok, cosa facciamo dopo? Però ci vuole quel minutino di spiegazione come quella che hai fatto prima tu a Mario Napoli, che appunto in un minuto, diciamo, si è capito di cosa si sta parlando. È per questo che anche i messaggi dei nostri ragazzi che danno supporto, assistenza e tutto, deve essere necessariamente positivo e insomma dare fiducia a tutti in sostanza. La cosa un po' che mi ha, ecco, una cosa che mi ha un po' lasciato così è pensare alle persone in Trentino abituate a zone protette, che in qualche modo sono sempre un pochettino ovattate, che le ho viste un pochettino più preoccupate, nel senso che per la prima volta è arrivato qualcosa che la zona franca, diciamo, non ha contenuto. Però a Napoli, col solito folklore, con la solita, diciamo, mentalità, però diciamo che c'è tanta egemonia e comunque tanta voglia di ripartire. Sì, assolutamente. Poi, ripeto, ragazzi, non
Non credo, no, lo dico anche a Stefano che qui è l'unico tra noi titolare di un salone, non credo che si possa evitare di dire che ne usciremo un po' con le ossa più o meno rotte. Cioè, è chiaro che non è una situazione normale, Ne usciremo diversi. ecco, ne usciremo diversi, questo sicuramente, però bisogna pensare che bisognerà riparare qualche danno, no? Capito cosa voglio dire, Marco? Cioè, perché se noi stiamo fermi qua ad aspettare che è passata la tempesta e poi andiamo a raccogliere i cocci, io la vedo male, cioè, io non me la sento di fare così. Cioè. E poi cos'è il discorso, secondo me? Che no, non parlo di lati positivi, perché faccio fatica a definirlo lato positivo. Però c'è un'opportunità, che è quella del tempo. Chi è nel club ha già sentito parlare, magari qualcuno l'ha già sentito dire un'altra volta. C'è un autore di un libro che è Autostrada per la ricchezza, che è MJ De Marco, che è uno dei miei autori preferiti, che parla del tempo e parla del tempo come investimento. E in realtà in questo momento qua, che per cause maggiori, una persona riesce a ritagliarsi maggiore tempo a disposizione, ha l'opportunità di rendere più produttivo quel tempo investito. E quindi, come diceva Nico, in realtà anche il continuare la comunicazione Tante volte online, lo dico ai miei clienti, anche quando parlavi del discorso online, mi è venuto in mente, ma cioè, uno in questo momento qua si potrebbe anche mettere, oltre a lavorare magari su il proprio marketing dal punto di vista del posizionamento, del brand, iniziare a ragionarlo, però per esempio la creazione dei contenuti scritti. Tante volte uno dice: io sono posizionato in quel modo lì. E sarebbe interessante poi capire da quello che fai, magari dei testi approfonditi. Ci sono dei nostri clienti che, beh, anche con Stefano abbiamo questo progetto da tanto tempo, di fare un libro, cioè di creare un libro del salone proprio. E questo è un ottimo momento per investire un tempo, per fare un qualcosa che poi un indomani possa essere un appoggio, comunque possa essere benzina che mi permetta poi di ripartire al meglio. Sì, ecco, Nicola dice: io sono trentina, sono davvero preoccupata, abituati a soldi e turisti che girano, siamo davvero abbattuti, avete ragione. Sì, Nicola, adesso ripeto, io ero preoccupato già 3 settimane fa, poi adesso sono un po' di più, però ripeto, siccome preoccuparsi, lamentarsi, eccetera, eccetera, non è una strategia, voglio pensare al peggio e cercare di fare il massimo che posso fare per far sì che domani sia un giorno meno peggio di quello che mi posso immaginare, perché deve essere così, non dobbiamo assolutamente investire questo tempo. Cristiano, se ti abbiamo riportato in diretta, hai sentito tutto quello Sì, ho che. seguito tutto, ho seguito tutto, ho seguito tutto, sono d'accordo. Il tema, quindi, ho sentito anche Stefano che diceva che bisogna stare lucidi, che magari rispetto al tipo di attività, essendo più orientati a prendere le cose in modo più sentimentale, più di impatto, chiaramente una situazione di questo genere è ben distante dalla possibilità di stare lucidi, però ha ragione, ha totalmente ragione. In questo momento bisogna stare iperlucidi, superlucidi, non farsi prendere sicuramente dal panico, anche se è evidente, non è che non è vero che non c'è il problema, il problema c'è, però bisogna stare lucidi e investire il tempo in questo modo. E penso che l'iniziativa che stiamo portando avanti, al di là dei webinar e delle dirette di questa sera, cioè quindi metterci nelle condizioni di discutere insieme, di far arrivare quello che normalmente discutiamo, quindi cosa fare nel marketing, cosa fare nelle automazioni, cosa fare nella gestione, nell'organizzazione. Indubbiamente questo è un buon momento per farlo. Noi stessi a livello organizzativo, da un certo punto di vista, provate a immaginare la nostra attività. Tutte le persone, sono oltre 10 persone che sono orientate al support, quindi a dare assistenza ai clienti. Ma se i clienti chiudono, ci sono 10 persone di troppo, oppure non chiudono nel senso che non stanno lavorando in questi giorni? Assolutamente no, ci sono 10 persone che hanno opportunità di fare ben altre cose, intanto di formarsi, di allinearsi e a questo punto anche di fare formazione ai clienti, che il fatto che siano a casa non vuol dire che non possano apprendere, anzi direi l'esatto opposto. Quindi davvero, se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, come è il caso di fare,
sempre comunque di fronte alle difficoltà e adottando quell'approccio di cui parlava Stefano, quindi della lucidità e di quella, così, di quell'approcciare le cose quasi in modo zen, ovvero ok, c'è questo problema, è chiaro che più va avanti, più sarà difficile, però è altrettanto chiaro che l'immobilismo in questo periodo non potrebbe far altro che decretare un problema ancora peggiore di quello che non ci sia. Per cui stare uniti, parlare delle cose, affrontarle, prenderle in considerazione e anche aprirsi e anche sentirsele dire e anche sentire dello stress e anche manifestarcelo tra di noi, sto stress. Io penso che sia una Sì. gran figata, una cosa buona. Tiriamolo fuori e facciamolo Io diventare energia positiva. non è che parlavo proprio di zen, ok? Io dicevo Sì, il sì, mio era un essere modo di lucidi, dirlo. no, lo so, ma infatti scherzo, ma per intervenire, cioè essere lucidi, io ti assicuro che da sabato sera a questa mattina, quando sono ripartito alle 5:30 a Treviso per andare a Verona, di lucidità ne avevo ben poca. Sono arrivato in salone, ho cominciato a guardare il salone, a riorganizzare gli spazi. Io per oggi sono aperto, non so cosa succederà domani, quindi non mi butto avanti, che tanto non serve metterci a fare polemica. Però poi, quando mi sono seduto alla scrivania, ho cominciato a pensare a cosa devo fare e quali sono le priorità che abbiamo e come dobbiamo fare per andare avanti, ho cominciato a pensare alla peggiore delle ipotesi, fa parte della mia formazione, capire che cosa posso fare nella peggiore delle ipotesi, quali sono le azioni da fare. Ho fatto un piano di. Cioè il famoso piano d'azione per far fronte a un'emergenza, come se fossimo, adesso passatemi una roba estrema buttata lì, fossimo in guerra. Cioè bisogna fare il piano d'azione per capire se va male, come la portiamo fuori la pelle. Esatto. Bene, da questa cosa ho fatto una serie di azioni, ho scritto una serie di cose, tra l'altro le ho condivise anche adesso in una delle righe con le persone che sono presenti. Magari quelli che non hanno vista nel club privato lo vedono lì. Sono azioni molto concrete. Già oggi alcune delle persone che in uno di questi passaggi importanti, ci sono delle persone dentro che ci stanno seguendo che mi hanno detto: sì, ok, non ti preoccupare, noi siamo al tuo fianco. Da stamattina, oggi pomeriggio, già alcune persone mi hanno detto: non ti preoccupare, siamo al tuo fianco. Mi riferisco alle aziende partner, alle persone che ci seguono. In uno di quei punti che c'è lì, che non voglio dire qual è, ma tanto è facile da capire per tutti, che forse è il punto numero 4, così almeno le persone sanno quale. Però io ho visto alcune delle persone collegate che oggi mi hanno detto: tranquillo, noi ci siamo, non ti preoccupare. E anche quello è un punto che mi lascia oggettivamente più sereno nel fatto di affrontare questo periodo in qualsiasi delle ipotesi, qualunque ipotesi si possa verificare. Certo, essere sereni è un'altra cosa, quello siamo d'accordo. Sì, allora volevo poi aggiungere anche un'altra roba. Ah sì, tra l'altro Nicolas ha pubblicato il link. Se qualcuno vuole entrare in diretta con noi, vuole raccontarci la sua, come la vede in questo momento, condividere, cliccate quel link e poi entrate nella stanza qua e poi vi facciamo entrare. Sì, allora vi faccio vedere poi anche facendo così un attimo, vi faccio vedere che quindi che cosa faremo noi. Cosa faremo nei prossimi giorni? Una diretta di formazione ogni giorno, quindi gratuita per tutti, quindi la facciamo pubblica qui su Facebook. Questo è quello che abbiamo deciso di fare. La faremo proprio tematica, quindi partendo proprio dall'inizio, dal posizionamento fino ad arrivare alle automazioni. Anticipiamo già un po' di beauty work anche con Stefano, quindi abbiamo chiesto anche a Stefano se vuole partecipare anche lui. Le faremo a orari vari, vedremo le 3 del pomeriggio, le 4, la 9 di sera. Anche perché una diretta al giorno diventa un attimo impegnativa dal punto di vista organizzativo, anche per incrociare le agende, per vedere se riusciamo insieme in coppia, tutti e quattro, vi dicendo, tutti e cinque. Quindi in realtà gli orari possono variare un attimo, ma se variano non è che lo facciamo per dispetto, perché diciamo, ah, un giorno te lo faccio alle 9, un giorno te lo faccio alle 10. Sì. Cerchiamo di farlo un po' in diversi orari, anche per accontentare un po' tutti, perché magari uno gli è più comodo la mattina e uno gli è più comodo la sera. Quindi cerchiamo di accontentare tutti quanti. E poi volevo dire una cosa, perché io so che qui non tutti mi conoscono, ma io sono notoriamente cattivo. Mi dicono che sono cattivo semplicemente perché dico sempre le cose come stanno.
Questo lo voglio dire, questo potrebbe essere un momento in cui chi non si è dato da fare prima farà fatica, se non si muove di corsa, ad arrivare al dopo coronavirus, se questa roba, come diceva Stefano, anch'io la penso come lui, e poi succede la peggiore delle ipotesi, perché se succede la peggiore delle ipotesi e tu hai un salone che lavora ottimo, che ha una fish media non importante, fai fatica, eccetera, eccetera, se dovessi star chiuso un mese o un mese e mezzo, poi riprendersi è un macello, anche perché io non credo che questa roba qui, ma qui sono solo supposizioni, improvvisamente diventi passi così, da un giorno all'altro. Cioè, ci saranno delle cose che ci porteremo dietro. Sono anche d'accordo con quello che diceva Cristiano, che questo sarà un acceleratore, e quindi ci saranno situazioni, i saloni che più si sono posizionati, hanno più alto livello, ne avranno da guadagnare, chi sarà un po' più in basso ne avrà da perdere, su questo sono sicuro, e c'è tempo per spostarsi, non è che ci si può spostare, bisogna fare un po' più in fretta, perché abbiamo sempre detto, io e Nicolas, quando parliamo con qualcuno di nuovo che vuole posizionarci, quest'anno ci è capitato un paio di saloni delle bionde che volevano fare saloni delle bionde e non hanno potuto fare perché ne avevano già uno a fianco, quando l'anno scorso in Italia forse ce n'era uno di saloni delle bionde, e dicevamo attenzione che fra 3 o 4 anni poi non ci sarà più spazio per posizionarsi e quindi comincerà a diventare complicato per gli altri, eccetera, eccetera. Ma qui questa roba del coronavirus, come improvvisamente le scuole fanno le dirette online, lo smart working da casa è diventato una realtà, e attenzione, adesso lo chiamano smart working, ma Cristiano, non so se ti ricordi che i primi 3 giorni lo chiamavano telelavoro, lo chiamavano telelavoro, ragazzi, il telelavoro, che era una roba degli anni 90, ne era forse anche prima, il telelavoro, poi qualcuno ha detto, guarda che si chiama, potresti dire smart working, cioè perché telelavoro sembra proprio una roba da telefono con la cornetta, e hanno cambiato, quindi come queste robe qui ci arriveranno addosso, e magari anche nelle aziende succederà che qualcuno continuerà a fare smart working anche quando la tempesta sarà passata, stessa cosa sarà per i saloni, ragazzi, se non siete posizionati, non avete un brand, una comunicazione chiara, un unico messaggio, i clienti e gli altri non glieli portate via, e questo in un settore in cui i clienti vergini non esistono, se non entrano clienti nuovi, si muore, ragazzi, su questo non ci sono storie. Va bene, noi faremo la nostra, tutti quanti, quindi... vediamo se proprio da domani pubblicheremo il palinsesto il più velocemente possibile, poi sarà un palinsesto in divenire, perché magari sta roba qua dura una settimana e noi tra una settimana dove siamo arrivati, se invece dura 2 settimane staremo 2, se dura un mese staremo tutto il mese assieme, tutti i giorni, un'ora. Vediamo di fare meno dirette possibili, ma non perché non vogliamo farle, perché... esatto. Quando finiamo di fare le dirette è risolto tutto. Esatto. Tutto quello che faremo lo faremo gratis qui, online, sulla nostra pagina di Facebook. Ribadisco in più che se poi volete in questo mese approfondire, quindi non sentire solo la diretta, ma entrare nel club, andare nell'area riservata, succhiarvi le 300 ore di video che ci sono, lo dico anche ai soci del club, tutti quelli che hanno visto pochi video perché non hanno mai tempo di vedere, sono arrivati solo allo step 5 dei 18 che ci sono, benissimo, avete anche tutto il tempo per ogni giorno fare una mezz'oretta di 40 minuti di formazione anche nell'area riservata, tutti quelli che sentiranno queste ore possono entrare nel club, abbiamo messo già noi 10 giorni fa il club un mese gratis, così in questo mese ve lo prendete, poi non vi interessa, ve ne andate, e intanto in questo mese avete investito su di voi, sul vostro brand, sul vostro salone, per far sì che quando finirà questa tempesta siete più forti di prima, e quindi magari poi magari pensiamo a super positivo, qualcuno dirà, oh certo che questa roba qua mi ha fatto svoltare e oggi le cose vanno meglio, prendiamola così, perché se dobbiamo darci, come faceva quello di Aldo, Giovanni e Giacomo, chi era quello che si dava non mi ricordo, si dava delle robe sui maroni, non so, boom, boom, boom. Le mutande bianche, aiutati qualcuno. Vabbè, quello lì, ecco, non possiamo passare così, è una roba complicata, abbiamo paura anche per il coronavirus, perché c'è la salute, il resto noi non possiamo farlo, facciamo quello che possiamo fare, cioè controlliamo quello che possiamo controllare, coronavirus, decreti, salute, quello non possiamo controllarlo, dobbiamo stare attenti il più possibile, e facciamolo, facciamo quello che ci chiedono di fare, quello che invece possiamo controllare, Tafazzi, bravi ragazzi,
bravissimi, Tapazzi. È la mia receptionista. Grande. Quella che hai indovinato o Tapazzi, scusa? Quella che hai indovinato. Ah, ok. Tapazzi come receptionist non sarebbe male. Anche no. Va bene, ragazzi, c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa di voi? Marco, tu vuoi aggiungere qualcosa? Ti faccio rientrare? No, se vuoi, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, faccio così, tolgo un attimo Stefano, faccio rientrare un secondo Marco, ecco, così se vogliamo dire una roba a tutti prima di salutarci, Marco. Sì, allora io, come essendo un positivo di natura, diciamo, vedo del buono in fondo al tunnel, nel senso che l'avvicinamento alla tecnologia, ai nuovi strumenti, a tutte le diavolerie che sono disponibili, diciamo, quando si entrerà diversi, di conseguenza si sfrutteranno meglio tutte le opportunità che oggi magari fino ad oggi sono lasciate un po' andare o gestite a qualche maniera. Tempo adesso per prepararci alla partenza con lo sprint. Va bene, grazie Cristiano. Io non vedo l'ora di cominciare con la formazione, tra l'altro ripeto, il tempo è a disposizione non solo di chi in questo momento magari ha deciso, è costretto oppure in qualche modo non terrà aperto il salone, ma anche per noi c'è il tempo per fare questo tipo di attività, e che consideriamo un atto fondamentale, dovuto e la cosa migliore da fare, per cui francamente non vedo l'ora di mettere insieme le unità formative. Va bene, Stefano, tu hai appena concluso, quindi non so se vuoi aggiungere qualcosa. Intanto ti... Ah, io l'unica cosa che dico per chiudere, ricordo soltanto, fermati un secondo, rifletti, pensa con lucidità e fai soprattutto il piano d'azione. Il piano d'azione con quelle quattro cose importanti che ti possono aiutare ad uscire da questa situazione, almeno mentalmente. Perfetto, poi mi date una dritta per me che sono da sola, Laura. Laura, la dritta che ti diamo a te è la stessa che diamo a tutti. Cioè, in questo momento, se lavori di meno, se chiuderai, avrai più tempo. La prima dritta che ho dato a tutti quanti è quella di cominciare a fare video consigli. Prendi il telefono, mettitelo lì, accendi la camera e dai consigli ai tuoi clienti che sono a casa. E li sponsorizzi anche, perché intanto arriveranno anche ai clienti degli altri. Fai crescere la tua autorevolezza. Usa questo tempo per costruire contenuti, continuando a pubblicare gli stessi. Ridico, non le promozioni, le offerte, i contenuti che spingono il vostro posizionamento. Continuate e aggiungi questa parte, perché devi fare in modo, Laura, che quando è finita questa roba qua, a Bologna sei più conosciuta di prima. Questa è, secondo me, l'unica cosa in più che possiamo aggiungere, oltre a continuare a fare. Io e Nicolas, noi ci vedremo più del solito da domani, perché già ci vediamo. Io già quest'uomo lo sento tutti i giorni, tutto il giorno, cioè lo devo sentire ancora. La Martina non so più che faccia abbia, la vedo pochissimo, anche se va dietro. Poi attenzione, ho detto ci vediamo più del solito, non è vero, noi ci vediamo solo in smart working, cioè solo su Skype, forme di questo tipo. Potresti anche non essere tu, potresti essere anche un video registrato in 3D, no? Io non ho le gambe, sono un mezzo busto attaccato con delle, perché tanto ti viene sempre solo questo. Ecco, noi ci vedremo di più, perché insomma ci saremo in tutte le ore che trasmetteremo. Va bene, ragazzi, grazie a tutti, in bocca al lupo a tutti. Speriamo che le cose non peggiorino. Non credo che oggi sia arrivato un comunicato di Conte mentre eravamo in diretta, quindi per adesso no, ma dato che sono successi anche alle 2 di notte, ci si può aspettare sempre di tutto. Speriamo che tutto vada meglio, facciamo l'unica cosa che possiamo fare, continuiamo a controllare il nostro marketing noi e non facciamocelo controllare dal coronavirus. Grazie a tutti e buonanotte. Abbraccio. Ciao, buonanotte. Ciao.